Buonasera dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco. Per questi giorni pasquali abbiamo scelto questa sera di parlare di famiglia, famiglia tradizionale, famiglia nuova, nuova concezione di famiglia, i temi, le polemiche anche del famoso convegno di Verona delle scorse settimane, diritti, nuovi diritti, sono diritti, ne parleremo questa sera. Intanto saluto il direttore della Casa d'Energia Fabio Mori, poi vedete l'assessore Lucia Tanti, benvenuta, ben ritrovata, David Faltoni, nostro opinionista, Giuseppe Giorgi, coordinatore dell'Osservatorio Demos, e Piero Franchini. Ah, pensavo che non ti ricordavi. No, sì, vado in fila, no, vedi, vado in fila. Non lo conosci. Sempre nelle nostre trasmissioni. Chiedo a Fabio Mori, che è un giovane marito, quindi, e padre, quindi rappresenti la nuova famiglia tradizionale, una giovane famiglia tradizionale. Sì, devo dire insomma che la famiglia è quel nucleo, quell'unità, quel mattone su cui poi si basa tutta la società sostanzialmente. Credo che il concetto di famiglia sia un concetto molto ampio, credo che sia tutti diciamo, i concetti di famiglia siano accomunati da una cosa, che è quella di un luogo dove ci si vuole bene, insomma. Al di là poi di tutte le polemiche, quello che è successo poi a Verona, insomma, credo che la famiglia sia quel rifugio su cui poi si costituisce tutto l'intero impalcato sociale, insomma. E credo che i figli e in qualche modo l'assistenza poi anche ai nuovi nuclei familiari sia importantissimo anche per tutto l'assetto statale. Insomma, in Italia i cosiddetti millennial di cui io faccio parte purtroppo sono affetti da un grave problema demografico, che è quello diciamo, che non fanno più i bambini per tutta una serie di problemi sulla compagine lavorativa, sulle situazioni eccetera. Ecco, io credo appunto che si debba ripartire molto da lì, dalla famiglia e dai suoi valori. Grazie, e partiamo con le parole di Gianfranco Amato, che è stato tra gli assoluti protagonisti, avvocato, lo sapete, ci furono grosse polemiche quando venne ad Arezzo qualche anno fa. Sentiamo una delle varie interviste che ha rilasciato nei giorni proprio del congresso di Verona sulle famiglie, poi da lì partiamo, sentiamo quali argomenti ha utilizzato. Intanto bisogna ripartire dal concetto di famiglia. Che cos'è la famiglia? Io ripartirei proprio dall'articolo 29 della Costituzione, cioè la società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Concetto oggi abbastanza in discussione, stiamo difendendo una cosa che tra l'altro è un caposaldo. Partendo dal presupposto che la famiglia è la cellula della società, e mi pare che su questo siamo tutti d'accordo, è evidente che dobbiamo preservarla, perché noi sappiamo che in un tessuto vivente, se la cellula del tessuto vivente si ammala o viene modificata o muore, poi a questo di tempo tutto il tessuto vivente muore. Quindi la preoccupazione della famiglia riguarda proprio la preoccupazione della stessa società. Ci sono moltissimi modi concreti per questo rilancio, già è importante riconoscerlo, che non è per nulla scontato. Il fatto oggi che abbiamo un ministro della famiglia è già qualcosa di... Il riconoscimento della famiglia come perno della società. Io guardo per esempio l'esperienza in Francia. La Francia è un paese che da questo punto di vista, dal punto di vista pratico, operativo, può darci delle indicazioni molto concrete ma anche efficaci, perché lì, come sappiamo, le politiche hanno funzionato, e mi riferisco alla Francia, per non parlare della Germania o del resto d'Europa. Ecco, secondo me quello che manca nel nostro paese è proprio il riconoscimento, che è stato fatto in altri paesi d'Europa, della centralità della famiglia. Questo è tra l'altro interessante un fatto, perché la famiglia è un elemento prepolitico e pregiuridico, cioè non c'entra nulla col Parlamento, la legge, il diritto. E quando nei documenti giuridici in Europa è entrata la famiglia, i documenti giuridici si sono occupati di famiglia, c'è una data e una ragione interessante: dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché dopo la Seconda Guerra Mondiale l'esperienza ha dimostrato al mondo che l'unica cosa che riuscì a resistere e a tenere insieme il tessuto sociale durante quello tsunami devastante, pensiamo all'Italia l'8 settembre del 43, che c'è stato un infarto dello Stato, è stata la famiglia, e si è capito che per ricominciare, anzi ricostruire la società dalle ceneri della guerra, bisognava ripartire la famiglia. Ecco perché per esempio la nostra Costituzione del 48, la Costituzione tedesca del 49, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48 hanno riconosciuto l'importanza della famiglia fino a quel momento sottovalutata.
ovviamente anche tra i più moderati dell'avvocato Amato, dopo lo sentiremo anche su altre questioni. Chiedo all'assessore Lucia Tanti qual è la visione di famiglia che ha anche permeato questi anni di giunta. Ma sì, effettivamente l'intervento direi circoscritto a una questione basica che è quella giuridica che è richiamata nella Costituzione, quindi il famoso articolo 29 e discendenti, che io peraltro condivido. Quindi finché il tema si pone in questo modo faccio fatica a non essere d'accordo. Dopodiché Verona ha avuto anche qualche tono più estremo che forse l'ha segnata in maniera decisiva e forse anche ingiustificato, comunque eccessiva, però ecco, fin quando il tema è posto così io mi ci ritrovo, senza dubbio. Davide, la famiglia messa su questi termini ti trova d'accordo? Ma assolutamente no, anche da un punto di vista giuridico l'articolo 29 dice una cosa completamente diversa, parla di società naturale fondata sul matrimonio, quindi la parola naturale è riferita al termine società, nel senso che si è voluto chiaramente dire che non è un contratto, quindi è difficile definire il matrimonio sotto un profilo giuridico perché potrebbe essere un contratto, e oggi direi che in parte anche lo è, perché i patti matrimoniali di fatto sono un contratto, e io dico ben venga comunque, non è che è una cosa negativa, e quindi quindi andare ad utilizzare impropriamente, secondo me, quello che dice la Costituzione, che quindi dà una definizione ampissima e soprattutto direi bella di cos'è la famiglia che lo Stato deve tutelare, e volerla circoscrivere o strumentalizzare è estremamente riduttivo e secondo me anche negativo, anche perché vorrei chiaramente far notare, non c'è nulla di male, che né io sono sposato, quindi non ho una famiglia tradizionale, non credo nemmeno l'assessore, qui c'è al nostro lato c'è una persona che è divorziata, quindi insomma cioè, credo scelte bene, sì sì la... infatti abbiamo, cioè, siamo ben rappresentativi. Però io credo che, secondo me la famiglia è quel luogo dove c'è l'amore, e oggi io mi cercherei soprattutto, vorrei che tutti ci concentrassimo su quelle famiglie dove invece non c'è l'amore, c'è la violenza, soprattutto sulla donna, perché qui viviamo un contesto drammatico, penso ai femminicidi che avvengono all'interno delle famiglie, mi sembra, non so quanti ce n'è, ma non dico che quasi tutti i giorni alle cronache ce n'è qualcuno, e ecco, io mi soffermerei, quindi il problema credo per la nostra società siano quelle famiglie dove dentro non c'è l'amore ma c'è la sopraffazione, la cattiveria, dove c'è anche oggi tanta paura, perché la crisi economica all'interno delle famiglie, io penso un padre, una madre senza lavoro, con dei figli piccoli, io credo sia un dramma, e anche qui cosa fa la società per aiutare queste famiglie? Ma non solo, credo che il paese come il nostro, che vive che è in una condizione di denatalità assurda, forse siamo il paese nel mondo con la più bassa fertilità pro capite, quindi cioè, veramente abbiamo dei drammi da affrontare, quindi non certo né la definizione giuridica né tantomeno la definizione civica o sociale di cos'è una famiglia. Io credo che i problemi dobbiamo andare nel merito, due persone che si vogliono bene, che si amano, credo che siano una famiglia, ma io credo che può essere famiglia anche l'affetto che uno prova per gli animali domestici che vivono con lui, cioè io non voglio, secondo me non va posto nessun tipo di limite, quando due persone, o comunque una persona, due persone vivono bene, o più persone vivono bene insieme, stanno bene, e io credo che si possa qualificarli come famiglia e debbano meritare tutte le tutele, e soprattutto quello che poi mi chiedo, mi dà veramente fastidio queste le persone che vogliono togliere i diritti agli altri, okay? Io credo che chi ritiene che la famiglia sia fatta tra un uomo e una donna
non capisco perché deve impedire a due persone dello stesso sesso di farsi una famiglia. Se lui non, o lei non ci credono, non la facciano mai una famiglia con una persona dello stesso sesso, ma non possono pretendere di impedire ad altri che la vogliono fare di farlo. Io quindi ritengo che i diritti vanno riconosciuti a tutti, vanno dati a tutti, non tolti, perché quando una società pensa di togliere dei diritti è una società arcaica, troglodita, tutto quello che volete, una società negativa. Assessore, un flash su questo, nel senso che poi il pubblico dovrebbe tutelare, dovrebbe sostenere qualsiasi tipo di famiglia, quindi anche composta da persone dello stesso sesso, al di là della libertà ovviamente di poterlo fare, qui vado oltre, cioè il pubblico, che sia lo Stato, che sia il Comune, che sia chi vi pare, deve, ecco, in qualche modo assistere nelle situazioni ovviamente dove ricorre un disagio, un problema, tutti i tipi di famiglia? Il pubblico deve assistere tutti i tipi di persona laddove esiste un disagio e un problema, che è un'altra questione che è ancora prioritaria, primaria e prepolitica, addirittura prima del concetto di famiglia. Ora poi, che la famiglia sia il luogo dove ci si vuole bene è molto, come dire, ideologico, mi verrebbe da dire, perché allora anch'io ho un cane e un gatto, però se vado a chiedere una casa popolare è difficile che mi diano una casa popolare perché c'è Plinio, gatto, e Maggie, il cane. Allora, insomma, cerchiamo di rimanere all'interno di un ragionamento che in qualche modo sui concetti si ritrova, e cioè noi abbiamo una Costituzione che, al di là delle interpretazioni empiriche, ha delle interpretazioni consolidate anche nella sua dimensione materiale, oltre che formale, e che individua in maniera estensiva il concetto di famiglia nell'un uomo e una donna che contraggono un accordo che può essere di tipo esclusivamente giuridico, può avere anche una declinazione religiosa. Questo è il dato, che rispetto al dato giuridico nulla c'entra, perché è altra cosa. Questa è considerata un elemento fondativo di questa nostra comunità, alla quale si riconoscono dei diritti rafforzati e si riconoscono dei percorsi privilegiati, forse poco rispetto a quanto dovremmo. Dopodiché i diritti individuali che sostanziano nel convivere, nel riconoscersi mutuo soccorso, nel darsi una mano, nel volersi bene, che tra l'altro il volersi bene si configura male come elemento di diritto perché è un elemento di natura, questo costituisce una scelta individuale che non si può mai mettere in discussione, ma che non può avere una cittadinanza giuridica, perché se veramente quello che tu dici è quello che tu pensi, io domani mattina mi posso trovare in comune la signora Maria col canino che mi chiede che, essendo convivente, vuole una casa e vuole anche il voucher. E poi dopo dice: allora, quello, perché ora, sennò, è detto basta volesse bene il cane e il gatto, io ho il cane, ho il gatto, siamo tre. Ora, no, ho detto che chiaramente la Costituzione, io ripeto, ognuno la interpreta, sì, però perché evidentemente non c'è scritto, se no ce lo scriveva, come fa il codice civile, la Costituzione ci scriveva che il matrimonio era tra un uomo e una donna, ma la Costituzione non lo scrive, quindi poi si può interpretare come vogliamo. Ho detto che evidentemente anche una persona sola credo che possa aver diritto alla casa popolare, perché certo. Voglio dire, quindi se c'ha anche il cane, il gatto, avrà diritto ugualmente. Ma non è una famiglia, una persona sola, è un cittadino. Ho detto sì, era una estremizzazione del concetto, cioè ognuno secondo me deve scegliere con chi vivere, con chi, okay. Quindi se una persona decide che l'affetto glielo danno gli animali domestici che vivono con lei o con lui, io credo che, io non la giudico, io lo rispetto, cioè, okay. Poi cioè, voglio dire, io ho tutto il mio rispetto, quindi io credo che tutte le tutele pubbliche, private che siano, che gli spettano, evidentemente lo considero una persona sola, non è che considero un nucleo familiare, tanto per essere chiari, però credo che sia legittimo e a me assolutamente non mi toglie nessun, non mi dà né fastidio né mi toglie nulla, io anzi gli voglio riconoscere tutti i suoi diritti. Poi ripeto, per me i problemi della famiglia sono completamente altri, la crisi economica che mette in difficoltà le famiglie, nessuno fa niente per aiutare queste povere famiglie, la denatalità che è conseguenza sicuramente della crisi economica, ma è conseguenza anche del poco interesse che la collettività presta proprio a tutelare le famiglie, asili nido, servizi, eccetera, eccetera, e via dicendo, quindi, e soprattutto non mi voglio ripetere, ma la violenza che c'è all'interno dei nuclei familiari e che sfocia spesso nei femminicidi è qualcosa di inaccettabile, non credo si possa accettare. Ci fermiamo un secondo e torniamo.
Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia, stiamo parlando di famiglia, di diritti. Chiedo a Giuseppe Giorgi se vede a rischio in qualche modo proprio quello che diceva prima David Faltoni, cioè la concessione di diritti. Cioè lui dice: mi dà fastidio quando si chiede che dei diritti vengano tolti. C'è un pericolo in questa società che questo possa accadere? Ma io metterei un po' d'ordine nella nostra amabile chiacchierata televisiva. Una questione è la famiglia, un nucleo fondamentale della società. Una questione è il convegno di Verona. Altra importantissima questione è quella che Faltoni accennava, i diritti. Ci sono i diritti delle persone, i diritti delle donne. Ci sono anche i diritti degli animali e io non metto in burla questo ragionamento. Quello che a me interessa a questa trasmissione, che ha questo bel titolo, in qualche modo inclusivo, direi, nero e bianco, è il senso di un confronto tra di noi per la coesione sociale delle nostre comunità, della nostra città, del nostro paese. Io sono molto preoccupato per la polverizzazione sociale che c'è in Italia. Io sono molto preoccupato anche per il disagio che ha la nostra città, quella città che tutti noi amiamo. Alcuni dei partecipanti, poi farò una dichiarazione sul mio stato civile, ma questo fa parte di un... Sono amici da tanto tempo, ci siamo incontrati quando c'erano i quartieri davvero, dove Faltoni toccava un aspetto che è quello economico, dove una solidarietà di comunità esisteva allora. Oggi questo è in grande difficoltà. Mi sento di dire che c'è, ma non per fare una citazione più o meno dotta, ma personalismo comunitario di Maritain, di Mounier, i grandi pensatori cattolici, democratici, univano la famiglia come una comunità di persone, una comunità che vive certo sull'amore. Poi ci sono tutta una serie di aspetti che sono di enorme importanza, su cui io vorrei tornare: la questione della violenza, in modo particolare il ruolo della donna, che spesso è violentata all'interno e fuori della famiglia, anche da ritmi di vita che sono terribili. Si tratta di porre la questione, di ripensare anche un modo di vivere, perché no, partendo anche dalla nostra comunità, da Arezzo, dal disagio grande che c'è. Io vorrei che stasera nella nostra chiacchierata non ci fossero strumentalizzazioni, poi avrei anche il piacere di esprimere un'opinione sul convegno di Verona. Io sono un cattolico che fa politica, non un politico cattolico, ma penso che questo aspetto della famiglia sia senz'altro fondamentale per la coesione sociale. Possiamo poi affrontare anche la questione famiglia o famiglie. Su questo possiamo discuterne. Io pongo qui per esempio l'esistenza, la problematica, anche sul piano amministrativo a mio avviso, di gestione dell'amministrazione delle famiglie monoparentali, ad esempio, che sono delle famiglie che hanno tanti figli ed hanno un solo salario per mandare avanti il mese e spesso al mese non si arriva. La mia dichiarazione è che io da 40 anni sto con una donna e da 36 sono sposato, per cui in qualche modo c'è qui una visione, se ho capito bene, ma la cosa mi incuriosisce fino a un certo punto, sinceramente, un po' i cento fiori, diciamo, delle famiglie. Sentiamo allora Pier. Ma io appunto vorrei, visto che sono il più grande qui dentro, il più grande come età e anche il più grande come fisico probabilmente, voglio raccontare un attimino quello che per me è stata la famiglia, quindi dai tempi che ricordo, di quando andavo a scuola, da quando ero ragazzo. Quindi. E in questi anni credo che, come tutte le cose che si sono trasformate, ma soprattutto credo la famiglia, diciamo, ha avuto una trasformazione molto 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 diciamo importante, perché io ricordo appunto che
Prima di tutto c'era, allora, diciamo che si divideva in poche cose il nostro popolo, no? C'era i contadini, c'erano i pigionali, che erano quelli che andavano, che avevano un lavoro da impiegati, che avevano un lavoro. I pigionali si intendeva un po' tutto, insomma, no? Tutto ciò chi lavorava, diciamo, o nello Stato oppure. Ecco. Quindi lì gli interessi erano molto simili nella famiglia, diciamo, no? Tra la moglie, il marito e anche i figlioli, perché non era come oggi, che oggi se nella famiglia, diciamo, ci sono babbo, mamma e due figlioli, e hanno tutti interessi diversi, perché la mattina si salutano e magari difficilmente la sera poi si ritrovano e discutono di quello che è successo durante la giornata, ognuno di loro. E quindi ecco, io credo che tutto ciò che tante volte noi si dice che è progresso, secondo me l'andare avanti della situazione, diciamo, economica, delle situazioni, insomma, di gestione della nostra vita, praticamente, diciamo, si sono trasformate in un modo talmente brutto per quanto riguarda la famiglia, perché noi, appunto, l'abbiamo già detto, esistono femminicidi, esistono cose che una volta, onestamente, ne esisteva, era quando si sentiva un caso che chissà, ci sembrava cosa fosse successo, oggi è quasi diventata una cosa normale, diciamo, vedere che il marito, perché non so perché magari lascia andare a giocare, oppure piglia, ammazza la moglie, cioè, oppure, o viceversa per altre cose, insomma. Quindi ecco, io sono separato ormai da 20 anni, non divorziato, separato, però ecco, diciamo che tante volte magari si pensa che sia l'amore per una persona sia, diciamo, solo su certe situazioni, su certe condizioni. Invece no, l'amore è fatto di tante cose, e l'amore familiare è fatto. Tant'è vero che io ho una gestione, diciamo, societaria della mia azienda, dove la mia figliola è amministratore e i due soci siamo io e la mia ex moglie. E vi dirò che io, quanto voglio bene ora alla mia moglie, probabilmente, forse, prima non lo so, ecco, per dire. Perché? Perché magari non ci capivamo per tante cose, però ecco, per altre, e ora probabilmente anche per quelle cose che prima ci capivamo, magari ci capiamo. Ecco. Io mi ricordo che, appunto, dicevo che la vecchia famiglia tradizionale era più legata, perché? Perché i motivi per cui durante la giornata si andava a lavorare per vivere erano più o meno gli stessi, perché la famiglia contadina, e tutti si radunavano lì, il figliolo la mattina, per dire, andava a scuola con grandi sacrifici, magari anche chi io da Castiglion Fibocchi venivo ad Arezzo, quindi, per dire, no, perché, e quindi, però ecco, la sera ci si ritrovava intorno al fuoco e si parlava di quello che era successo il giorno. Oggi invece io sfido, cioè la televisione, ultimamente i telefonini, che, per dire, ognuno nella famiglia, se ci sono quattro persone ci sono cinque telefonini, perché qualcuno ce n'ha due, nello stesso modo, nello stesso momento ne gestisce due anche sopra il tavolo, quindi, per dire, no. E quindi, e mai io credo che si parli di ciò che è successo, se non, e spesso e volentieri succede che poi si vedono i figli che hanno combinato qualcosa, si vede che magari, ma soprattutto si è saputo dagli altri, e difficilmente si è saputo perché abbiamo guardato ciò che succedeva in casa e che succedeva al figliolo. E perché oggi è un modo di vivere in questo modo. Quindi ecco, io credo che, ritornando un attimo a ciò che dovrebbe essere la famiglia dovrebbe, come minimo, ecco, la sera dire un quarto d'ora si dedica a noi, perché, e non al telefonino, alla televisione, e si parla delle cose che sono successe durante la giornata, e come soprattutto cercare di tirare avanti la baracca, perché certe volte il figlio magari non si rende conto delle difficoltà che il genitore prova per cercare di far vivere la famiglia, perché magari con uno stipendio solo, magari, e poi dopo c'è
questo modo di vivere, che è quello appunto che ti spinge verso il consumismo, verso, e quindi certe volte è difficile spiegare, a dire ma io il telefonino da 500 euro non te lo posso comprare, ma quello c'ha l'amico che ce l'ha. Ti compro quello da 700. E quindi va a finire che gliene compri da 700, hai capito? Ecco, però con grandi sacrifici, e poi dopo magari si va a incidere su qualcos'altro che sarebbe forse più utile. Volevo chiedere all'assessore Lucio Tanti, come si parlava prima delle difficoltà economiche, ecco, il vostro, chiaramente voi siete in prima linea, soprattutto no, con i servizi sociali, ad ascoltare anche le problematiche delle famiglie, delle persone, rispetto magari al boom della crisi, no, di qualche anno fa, qual è oggi la situazione, cioè questo disagio anche economico, quanto è profondo per le famiglie aretine? È profondo, lei consideri che questa è una città di 100.000 abitanti, 99.000 e qualche cosa, noi annualmente abbiamo 3.000 aretini che o in maniera continuativa, che sono un po' meno, comunque in maniera intermittente e nella somma fanno 3.000, si rivolgono ai servizi sociali per le più varie ragioni, ma la più consistente, quella più emersiva è quella delle difficoltà economiche che possono essere legate alla perdita del lavoro oppure a una situazione di maggiore difficoltà a trovare una nuova occupazione. Quindi è evidente che questa è una città che ha un 3% di cittadini che chiede un aiuto, e il mio cruccio è quanti non lo chiedono e ci sono, perché poi esiste un sommerso anche nel disagio oltre che nel lavoro, che a volte vanno insieme, e che è un dato che dobbiamo certamente tenere in considerazione. La crisi non è finita. Se ne parla meno perché purtroppo siamo un po' abituati, però la crisi non è finita, questa è una città che sta cercando di ripartire, ma ancora rispetto ad alcuni settori ci sono dei momenti di difficoltà che, insomma, insieme, ma qualche fatica da affrontare lo facciamo, questo è sotto gli occhi di tutti ed è evidente. Chiedo a Giuseppe Giorgi se trova congrue le risposte dell'amministrazione, ecco, per acuire questo disagio sociale. Beh, tu però mi hai fatto una domanda diversa, sì. Perché se mi dici quello che faccio è un'altra risposta. Se non mi dici quello che faccio, sentiamo se è contento, poi riguarda. Ma io sono venuto qua per sottolineare, non per fare pulci né all'amministrazione, di cui io sono storicamente un avversario, ci conosciamo, non condivido questa amministrazione, però la cosa non bella in questa occasione molto importante che voi ci date stasera sarebbe fare le baruffe, no, invece che chiozzotte, non è quello che vogliamo. Aretine, lo stile è diverso, poi esprimerò le mie opinioni, ma con grande correttezza, con grande rispetto. Vede, io nella mia esperienza ho avuto ruoli di governo e governare non è mai così facile, soprattutto in tempi molto difficili come questi. Il dottor Faltoni toccava una serie di argomenti con un piglio decisamente garibaldino, se mi permette il termine. È garibaldino, sì. Però avvertiva quello che è il grande disagio. Torniamo al tema della famiglia, ad esempio. Io diffido sempre dei politici che improntano così una politica per la famiglia. Non è soltanto un fatto dialettico, ma quello che manca è una politica della famiglia. Solo in alcune recenti esperienze si è cominciato a tentare un'operazione di questo genere. Ho sentito qui voci, a iniziare da Piero, che ci riportava a quella aretinità vissuta degli anni 50, degli anni 60. Ho scoperto anche il termine pigionali, per la verità, stasera, che come vedi si impara sempre. Ma la questione economica è fondamentale oggi. E allora una politica della famiglia deve puntare in alto, non solo a livello aretino ovviamente, a iniziare dai livelli nazionali, cominciare a pensare a una politica di detassazione. Perché no? L'antico sogno delle Acli, che era quello del quoziente familiare, ad esempio. So di parlare
in modo da una parte rivoluzionario e da un'altra parte idealistico in una società che è sicuramente mercantile, fortemente post-capitalista. Ma su questo penso che un'occasione, noi abbiamo tra poco, non so se vado fuori tema, il nostro conduttore mi richiamerà all'ordine, una campagna elettorale di straordinaria importanza per il nostro paese, che è la campagna elettorale per le europee. A me piacerebbe che ci confrontassimo e la nuova Italia portasse quella che penso io, almeno in Europa, una politica della famiglia. E in questo rivendico anche le radici cristiane, che devono essere aperte, come Papa Francesco e Papa Bergoglio ci sta insegnando. Poi su questo semmai io ritorno. Sì, dobbiamo... Quello certo, che sì. Posso dire, per non evadere la domanda, lo dico con spirito di confronto ovviamente, la premessa che ho fatto è importantissima, però io riscontro durante gli anni di questa amministrazione un aumento, che non è ovviamente responsabilità dell'amministrazione, del disagio. Penso al disagio delle famiglie, al disagio giovanile, all'alcolismo, alla questione della droga che sta mietendo tra i nostri giovani, alla questione dei senza tetto. Su questo l'amministrazione deve, a mio avviso, trovare una capacità maggiore. E su questo anche col confronto con l'opposizione, con le forze dell'associazionismo, questo penso che un po' è la pecca grande che io ritengo l'amministrazione di Nere abbia avuto, cioè quella di in qualche modo non avere questa capacità di confronto che va poi in direzione della coesione sociale. Allora, dopo la pausa, sentiamo la risposta dell'assessore. Di nuovo insieme a Negozio Bianco, stiamo parlando di famiglia, ma anche inevitabilmente di disagio sociale. Allora chiedo all'assessore Lucia Tanti di quale politica della famiglia ne va orgogliosa e anche la risposta a Giuseppe Giorgi su questo bilancio, così, che prima ha delineato su quello che appunto è stato fatto. Tipo, ci mancherebbe. Vado per titoli, e non su tutto ovviamente. Sulla questione dei senza tetto, questa è la prima amministrazione che ha dato cittadinanza a un dormitorio per la città di Arezzo. C'è un dibattito in corso anche dall'opposizione, molto infiammato a volte, nel tenerlo aperto 12 mesi l'anno, e quindi tutto l'anno. Io ritengo che non sia una risposta efficace, però chi oggi ci accusa di tenerlo aperto poco, in realtà quando governava non l'aveva neanche aperto mai, quindi poi bisogna essere anche coerenti quando si cambia banco rispetto alla posizione in cui si siede. Io sono molto orgogliosa per esempio di aver applicato in questa città la tariffa puntuale nei servizi, cioè che ognuno paga in base all'ISE che ha, avendo superato quelle fasce così antipatiche per cui dentro la stessa fascia ci sono persone che hanno reddito diverso e pagano invece la stessa tariffa per i servizi. Io sono molto orgogliosa di avere convenzionato la città di Arezzo al 100% nel sistema scolastico, riuscendo, complice anche purtroppo una denatalità che c'è, ma ad avere liste di attesa zero, tranne che per la fascia dei piccolissimi che invece ci vedono in liste di attesa piuttosto limitate. Sono orgogliosa, e questa è una città che non ha alzato per la propria parte le imposte, le tariffe comunali, perché le politiche sociali stanno anche nelle politiche di produttività, cioè oggi noi facciamo economia sociale anche quando aiutiamo un'impresa ad aprire o a non chiudere, anche quella è politica sociale. E potrei andare avanti facendo per esempio riferimento a quante risorse, sono quasi 2 milioni di euro in 4 anni che abbiamo in qualche modo introitato attraverso bandi europei e regionali, quindi grazie all'Europa e grazie alla Regione, che però ci ha permesso di innescare meccanismi per l'inserimento al lavoro di persone in difficoltà. Si va per titoli, evidentemente non ce la fare la lista dei risultati. Condivido quello che si diceva prima, cioè è un momento di grande tensione sociale, di grande difficoltà anche a creare quella rete di solidarietà di territorio. Quando io mi intestardisco un po' che
è bene parlare di politiche di coesione sociale piuttosto che solo di politiche sociali. Non c'è dietro soltanto una grammatica, c'è dietro un'idea, non c'è dietro soltanto una impostazione linguistica, ma c'è dietro un concetto che sta in qualche modo alla base di questo ragionamento. Si può fare di più, di certo, si può fare di meglio altrettanto, ma credo che in un momento in cui si vanno a polverizzare i rapporti e le relazioni in un contesto di crisi economica, abbiamo retto botta in maniera molto significativa. Questo ovviamente è il mio pensiero, ci mancherebbe, ma credo che sia anche un po' sotto gli occhi di tutti. David? Allora, la mancanza di politiche di sostegno della famiglia è sicuramente un problema di carattere nazionale, perché qui tutti chiacchierano, ma poi è l'ultimo dei pensieri dei nostri legislatori, dei nostri governanti, da sempre, perché mi sembra che nessuno veramente ha investito risorse notevoli sulla famiglia, quindi, e questo credo sia un dramma. Poi in una situazione di crisi economica come questa, la famiglia, proprio per il ruolo che svolge, l'ho detto prima, quindi allevare dei figli in un contesto come questo, io credo far crescere dei figli sia, oltre che un impegno di varia natura, ma soprattutto economico, e quindi qui ci dovrebbe essere un grosso sostegno. Basti pensare che il reddito di cittadinanza alla fine favorisce i single e danneggia i nuclei familiari, quindi insomma siamo veramente alla follia. Io vorrei, anche ripartendo un po' dal convegno di Verona e poi ritornare anche alle difficoltà all'interno delle famiglie e poi allo sfociare nella violenza, che credo che molto dipenda proprio dall'incapacità dell'uomo, quindi del maschio, di capire, di accettare il ruolo paritario che deve avere la donna, perché non ci dobbiamo dimenticare che solo pochi anni fa avevamo tutta una normativa in cui di fatto la donna non aveva un ruolo paritario con l'uomo all'interno del matrimonio. Basti pensare alle norme successorie, alle norme di varia natura, ma basti pensare, insomma, fino al 74 non c'era nemmeno il divorzio, quindi il matrimonio era anche civilmente indissolubile, quindi voglio dire, ma poi ma lo stesso i reati contro le donne, che erano reati di opinione, cioè, abbiamo assistito, insomma, veniamo da una cultura molto troglodita e di sopraffazione sulla donna, perché è facile, io a volte sento parlare, dice sì, ma le donne, insomma, ecco, anche secondo me il convegno di Verona nell'affrontare i temi e quindi del voler riconoscere, insomma, dire che la donna deve stare in casa, fare le faccende domestiche, deve pensare ai figlioli, fare i figlioli, eccetera, eccetera, credo che sia veramente un tornare a un'epoca in cui non ci dobbiamo tornare. E ripeto, una grossa difficoltà che riscontro nella nostra società è proprio questo del rapporto tra uomo e donna, e anche nei giovani mi è capitato molte volte, ma capita tutti i giorni, di sentire questa sono difficili da togliere dal capo questa idea, soprattutto nel maschio, del suo ruolo e di questo suo atteggiamento che ha, e questo è a volte secondo me anche un certo disprezzo della donna, e da un lato la paura e dall'altro lato anche disprezzo, quindi quando non accettare, per esempio, insomma, sembra quasi innaturale che una donna possa dirti che non ti ama più, non ti vuol più vedere, o eccetera eccetera, perché insomma, voglio dire, non arrivare a questo perché evidentemente si parte dal presupposto che l'uomo, insomma, che l'altra parte ti appartiene, ma non è così. Cioè, quindi bisogna riuscire a far capire, anche qui non c'è nella scuola né nella società un investimento proprio nel cercare di formare questi giovani a saper rispettare la donna, perché poi, ripeto, per me le famiglie sono tutte, ma evidentemente e prevalentemente le famiglie sono quelle tra un uomo e una donna, e quindi la difficoltà
spesso, secondo me, che oggi si incontra, e soprattutto in merito anche alla violenza e allo sfociare nei femminicidi, parte proprio da qui, perché l'uomo, il maschio, non riesce, secondo me, non ha capito, perché... E spesso, guardate, secondo me sono anche le mamme che insegnano ai figli questo atteggiamento maschilista e questo atteggiamento di... il maschio c'ha dei diritti, cioè, insomma, io lo sento, la gente che ragiona, io a volte ragazzi giovani, veramente, ora non voglio dire qui, ripetere cosa dicono, ma insomma, io mi rendo conto che, dico, povera quella donna che starà con te, perché... Hai 20 anni, ma c'hai il cervello, mi sembri nato 100 anni fa, voglio dire, invece credo che bisognerebbe, qui forse è la scuola che non riesce a far questo salto di qualità, ma poi questo avviene anche nel lavoro, insomma lo vediamo tutti, le difficoltà che hanno le donne nel lavoro, nella politica, cioè, insomma siamo stati costretti a prevedere le quote rosa nella politica, perché se no le donne nel nostro paese le vedevamo col cannocchiale, quindi questo credo che sia uno degli altri problemi, delle altre difficoltà che trova la famiglia, perché è un problema veramente grave questo, di questa arretratezza mentale, e poi il rapporto tra l'uomo e la donna, e per l'uomo, per il maschio, accettare che la donna è uguale a lui, ha gli stessi diritti, secondo me nella stragrande maggioranza è un problema. Assessore, visto che Davide che parlava dei temi di Verona, c'è, visto che si dice, no, la famiglia è la cellula, diciamo, portante, dovrebbe essere la cellula portante della nostra società, è una cellula però che vive appunto tanti problemi economici, dicevano a Verona anche identitari, per questa cellula fondamentale. Cioè c'è una visione di una famiglia sotto attacco, cioè del valore stesso della famiglia sotto attacco, per creare, questa è un po' l'idea, no? Una società individualista, quindi una società molto frammentata, che quindi diventa più... cioè la persona sradicata da questa cellula fondamentale diventerebbe in quel modo più manipolabile. Ecco, c'è una famiglia sotto attacco in questa società? Che sia sotto attacco lo trovo esagerato. Verona, l'ho detto prima, lo ripeto oggi, ora, ha avuto temi diversi e anche toni diversi. Io credo che, però, questa è un'opinione davvero personale, non essendoci stata e quindi potendo ragionare per quello che ho letto, che l'attacco che forse una parte di quella platea andava a individuare non era la dialettica tra la famiglia e il singolo, ma tra la famiglia e le famiglie, e quindi tra un'idea diversa di famiglia rispetto a quella che l'avvocato Amato ha in quel caso molto, direi, pacatamente identificato. E si è un po' ideologizzato il tema della famiglia, non solo in quel contesto, ma anche in contesti che hanno un segno opposto. C'è poi tutto un ragionamento, ma ci porterebbe veramente lontano e forse sarebbe anche bello affrontarlo, del rapporto che c'è tra diritti e desideri, tra diritti e doveri, e nel rapporto che c'è tra quanto si desidera e quanto si può imporre la dimensione giuridica di andare a confezionare. Perché per esempio, io ora so di mettere le mani in un vespaio, però il problema che a me in qualche modo mi si pone sempre in maniera più prepotente non è tanto le scelte dei singoli, perché su questo credo che quando si porta rispetto si può fare sostanzialmente molto di quello che si vuole, ma è per esempio il rapporto che si ha con i figli, cioè se per esempio due persone dello stesso sesso possano adottare, possano addirittura procreare attraverso modalità a volte anche empiricamente fantasiose, non è di molto, no? Il fatto che una madre ha partorito un figlio che poi è diventato il figlio del figlio con il compagno gay, cioè allora capisco che è tardi e che capisco che non c'è tempo, però forse questo è uno dei punti che a Verona è stato affrontato, e su questo francamente mi sento di dire che il problema è nel perimetro della parola aberrazione, perché insomma... Infatti, dopo la pausa... Se no si vola troppo sul generico, andiamo anche nello specifico. Andiamo, infatti abbiamo previsto un altro stralcio che non è di Verona, ma è sempre dell'avvocato Amato. Dopo la pubblicità sentiamo come descriveva qualche mese fa l'utero in affitto. Tra poco. Sapete dove si comprano, perché donazione è un termine falso, il termine vero è mercimonio, compravendita. Dove si
acquistano gli ovociti, sapete? No. In India. No, no. Ora spiego bene. Sì, figurati se prendono gli altri indiani. Sì. Nei campus universitari americani, dove le studentesse, per pagarsi l'affitto oppure gli studi, vendono i propri ovociti. Ma non è mica così semplice. Non è che se tu hai bisogno, va come andare al banco dei peli. No, ci sono dei criteri selettivi rigidissimi. Si guarda prima il quoziente intellettivo, secondo le fattezze fisiche, terzo il grado culturale, la provenienza familiare. Devi essere bella, carina, intelligente e simpatica. E se sei fortunata su 150 domande, vieni scelta, perché sei bella, carina, intelligente e simpatica. Sapete in cosa consiste la fortuna? Ti sottopongono a una iperstimolazione ovarica, cioè a un bombardamento ormonale devastante. Gli ovociti diventano grandi come aci in tuba. E l'operazione più delicata poi è il prelievo di questa roba. Una nostra amica, Jennifer Lal, californiana, quando ha scoperto questa roba qui, cosa ha fatto? Ha cercato dei dati nella medicina ufficiale per capire come... Omertà assoluta. Che ha fatto? Ha deciso di fare un documentario che si intitola Exploitation. Andate a vederlo, perché ha intervistato decine, decine, decine di ragazze americane, universitarie. Cosa ha scoperto? Che molte di queste ragazze non possono più avere figli, perché il bombardamento ti devasta a tal punto che resta. Diverse di queste ragazze hanno delle conseguenze fisiche gravissime, alcune anche un tumore, perché comunque è molto soggettiva questa cosa che devo parlare. Altre sono decedute, morte, è interviste da ieri con la carta del primo. Cosa fanno i due maschietti, Tommaso e Franco? Comprano l'ovocita perché la materia preziosa, il DNA, è lì. Poi ogni India danno 500 euro all'indiana, perché tanto lì non conta, questa si ingravida, anzi l'indiana è costretta a firmare un contratto in cui si impegna, in uno degli articoli del contratto, nel caso in cui il prodotto sia difettoso, ad abortire. Anzi, andiamo a ritroso, i due maschietti, Franco e Tommaso, prima mischiano lo sperma con una centrifuga, in modo che non si sappia subito se è mio e tu, mischiano lo sperma, vanno, acquistano gli ovociti da queste ragazze scegliendo le belle, carine, intelligenti e simpatiche. Dopodiché, e approfittando del loro bisogno economico, vanno in India, sfruttano una disgraziata del terzo mondo e la... Scusate, ma le femministe dove sono finite? Dove sono? Qui ci sono donne costrette a vendere il proprio corpo, anzi peggio, è commercio di organi umani. Dove sono? Ragazzi, poi una volta si parlava di sfruttamento del terzo mondo, di neocolonialismo. Cos'è quella roba lì in India? Si può dire che questa roba qui è disgustosa? Sì. Provateci. Provate. Provate a dire che quella fotografia di due papà commossi col bambino che ha commosso il mondo e ha fatto il giro del mondo è disgustosa. Provateci. Atto più morto. Ah, sì. È così, cioè, se così è davvero aberrante, insomma, non so, Davide. Allora, io non sono... No, no, veloce, sì, non sono d'accordo chiaramente con quello che ha detto l'assessore, né, cioè, quello che ha detto questo signore. Io veramente, è aberrante quello che lui dice, quindi, perché no, credo sia un avvocato, parla di conseguenze di tumori, quindi non è, chiaramente non è una fonte, un avvocato non è in grado di sapere cosa può provocare un tumore. Ma lasciando perdere questi aspetti, allora io credo che quando la tecnologia mette a disposizione, anche la tecnologia scientifica, e ce ne dobbiamo fare una ragione, mette a disposizione nuove tecniche, e io ho letto che entro non so quanto tempo, ma presto, sarà possibile l'incubazione di dall'ovocita fino ai 9 mesi di concepimento fuori dall'utero, perché ci sarà la possibilità scientifica di arrivare a questi livelli, e quindi voglio vedere dopo come ragioneranno le persone. Allora, quindi io credo che le pratiche per poter procreare
quando, ripeto di nuovo, quando non si commettono sopraffazioni, quando non si commettono violenze, siano tutte lecite, perché se la tecnologia scientifica ce le mette a disposizione, io sono per la vita sempre. E quindi e poi ripeto, un paese come il nostro che ha il dramma della denatalità e che si preoccupa quindi di fare dei finti moralismi per impedire l'aumento della natalità, è inaccettabile. Voglio solo dire che le pratiche dell'utero in affitto le hanno iniziate i ricchi americani, ma anche i ricchi italiani, attori, atleti. Io conosco atlete giovanissime che hanno voluto un figlio, ma non se lo potevano, proprio per evitare di rovinare la loro carriera. Oggi utilizzano queste tecniche, io non ci vedo assolutamente nulla di male, ma ci sono esigenze anche di carattere proprio fisico, perché ci sono delle persone, delle donne, per esempio, che non possono portare avanti una gravidanza per molti motivi, e quindi magari la sorella, un parente si presta, e in più vi dirò, io non ci vedo nulla di male. E vi invito a entrare, a calarvi nella posizione di quella signora dell'India, di qualunque paese del terzo mondo, che ha una famiglia, dei figli che muoiono di fame, disperati, e che gli capita dal cielo l'opportunità di portare 9 mesi in grembo quest'ovulo che non è suo, okay? E di conseguenza salva tutto il resto della famiglia. Io vi invito a fare i moralisti, parlare con quella donna e dirgli: eh no, i tuoi figli devono morire di fame perché questa opportunità è abietta. Michetto. Forse andrebbe aiutata senza che si debba vendere, io credo, no? Cioè, voglio dire, questo è un estremo, no? Sai benissimo perché... come vivono in India, sai benissimo, sì, come vivono, benissimo che vivono in India, ma non c'è bisogno di andare in India, basta andare nell'est Europa, c'è la poi gente il problema è anche che fa cose più gravi, siete sovrappeso o altri temi, però dico, no, se il problema è quello di non sciupare il fisico, cioè poi mi preoccupa come quel figliolo cresce, se la mamma non lo ha voluto partorire perché sennò ingrassava un po'. Ma comunque sai che esistono queste cose? Sì, so che esistono, ma siamo anche in una condizione in cui si può dare, non un giudizio, ma si può dare un'opinione, e io credo che questa sia una cosa fondamentalmente aberrante. Dopodiché io non giudico la signora che per salvare, si chiamava nell'antichità sacra prostituzione, sicché l'ha inventata la signora indiana. Però dico, nel momento in cui per bisogno ti presti a questo, sposto il problema da questo al bisogno, cioè se no veramente allora si va a ampliare il ragionamento rispetto a dei confini che non hanno davvero più senso, e si aprirebbe tutto il tema del rapporto tra scienze morali, tra scienze etica, tra tecnologia, e dove siamo la fermi, d'accordo, dove Lucia, la ma lo sai che la miseria c'è, quindi non sì, è che so possa, che la miseria si c'è, può dire togliamola, ma tanto è come togliere sì, la fame nel mondo, oppure ho capito, non fare la guerra. Infatti il giudizio non è sulla signora che ha salvato la vita ai propri figli, ha fatto proprio bene a farlo, il giudizio è che qualcuno si approfitti di questa fame per avere un giocattolo che chiama figlio. Sì, questo. Poi c'è il problema anche dell'egoismo e del diritto di un bambino di fatto a non conoscere mai uno dei propri veri genitori. Che questo il bambino è che c'ha la mamma e anche insomma, la nonna. L'unica cosa insomma, che vorrei sottolineare è sempre questo, che dobbiamo stare molto attenti. Tutti questi moralismi poi va a finire che chi è ricco comunque lo fa. Ok? E quindi di nuovo secondo me la discriminazione diventa... Ma tanto ripeto... Al ricco non glielo impedisci, perché la tecnologia va avanti, è a disposizione di tutti, e quindi non glielo impedisci. Quindi allora, le ultime riflessioni finali, Giuseppe? Ma molto veloce, perché il tempo è quello che è. L'ultima parte apre un discorso che anch'io reputo molto importante, ma anche sul piano etico. Però tre sottolineature. La prima è la famiglia come comunità. A me piaceva molto la riflessione di Piero Franchini quando diceva: con i figli si parlava. Questo porta a una riflessione anche sui modi di vita, sui modelli, su, e lei Fabretti ne è un principe, sui mezzi di comunicazione, sulle nuove tecnologie. Secondo, su Verona, spero di non beccarmi una denuncia tra poco e di non farla beccare alla rete. Terzo, la questione
di Senza Tetto ad Arezzo. Io penso che i telespettatori tutti abbiano potuto osservare Amato 1 e Amato 2. L'Amato 1 è un costituzionalista che tra l'altro lì, dottor Fartoni, la Costituzione è fatta di articoli, su quegli articoli ci siamo ritrovati di culture diverse, poi ci sono anche le evoluzioni, i tempi cambiano. L'Amato 2 è un terrorista. L'ha espresso, assessore, mi permetta di dirglielo, in un modo aberrante, mellifluo e da imbonitore. Poi parliamo di Verona. Dobbiamo fare veloce perché siamo in chiusura. Io Verona penso che ognuno fa gli incontri che vuole. Quello che si è caricato su Verona è pesante. Io che sono un cattolico, che credo, che non lo metto avanti come emblema, mi sono sentito offeso dai gadget con i feti. Questo è qualcosa su cui noi dobbiamo anche riflettere. Terzo, il problema è la politica amministrativa. Una domanda che posso lasciare qui, potrebbe essere occasione anche di un secondo incontro, se voi sarete così gentili, ma quanti palazzi sono sfitti, anche storici, ad Arezzo? Quante strutture delle stesse amministrazioni sono vuote? Io penso che noi dobbiamo puntare in alto per l'Arezzo Nuova, l'Arezzo Comunità. E su questo la questione dei senza tetto è fondamentale. Il disagio sta aumentando in maniera spaventosa anche ad Arezzo. Piego, l'ultima, sì, ecco, l'ultima parola. Come avete visto, praticamente noi da ragazzi, e fino a diciamo anche a grandini, ci si ritrovava intorno al fuoco e ci raccontavano le novelle, ma le novelle erano sempre più o meno le stesse. Quindi oggi invece le novelle sono raccontate ma in modi molto ma molto diversi, e quindi ecco, da passare a che la cicogna portava il bambino oppure si trovava sotto il cavolo, siamo passati all'ovociti, a questi uteri in affitto, voi capite che insomma il discorso è un po' cambiato, ma molto cambiato. Quindi in questo guazzabuglio la famiglia, il ragazzo, è chiaro che si trova a non capire, secondo me, tante volte, perché onestamente io capisco che siamo tutti intelligenti, i nostri ragazzi sono molto intelligenti, però certe volte non c'è un collegamento tra come doveva essere la famiglia e come oggi che se va a comprare il bambino o se fa giocattolo, come diceva l'assessore, che cioè, per tanto per così, per divertirsi. Ecco. Allora, onestamente io vedo la famiglia in un altro modo, dove al di là di come è fatta, però con, diciamo, con una visione delle cose raccontate e vissute in un modo non così spettacolare, non così, cioè nel senso, tutto, ecco, questi incontri, anche Verona, la famiglia, ma cosa hanno portato di nuovo? Lasciamo questa domanda. No. Grazie all'assessore Lucia Tanti, grazie a David Faltoni, Giuseppe Giorgi e Piero Franchini. Buona Pasqua, alla prossima. Buona Pasqua.